Oggi si è concluso il 12° corso Avvocato per il minore. Io non ho problemi a definirlo un fiore all'occhiello per l'Ordine degli Avvocati Bari e direi anche per tutto il distretto. Da 12 anni celebriamo questo appuntamento formativo di grande rilevanza perché afferisce ad una funzione dell'avvocato di particolare importanza per la società tutta e non soltanto per la funzione primaria dello Stato, e cioè la giurisdizione. L'avvocato che approccia questi ruoli non deve avere soltanto un bagaglio tecnico-giuridico, ma deve assumere la consapevolezza della importanza della funzione. E questo corso sicuramente rappresenta una delle migliori occasioni per esaltare appunto la funzione sociale e di rilevanza costituzionale dell'avvocato. Quindi un grazie a tutti, a Katia, ma a tutti coloro, Marisa Savino, Domenico Ciaula, Angelo Gentile e tutti coloro che hanno partecipato a questo corso e perché no anche alla magistratura che ha dato un esempio ancora una volta di grande collaborazione almeno nel nostro foro, nel nostro distretto. Il corso è andato da remoto, diciamo, lo abbiamo organizzato da remoto perché la pandemia non poteva fermarlo, è un corso importantissimo che forma questi giovani colleghi appunto alle difese d'ufficio dinanzi alla magistratura minorile, quindi difese in favore a tutela dei minori. È un corso che oggi si è concluso e noi sentiamo anche il peso di un'organizzazione difficile, ma ne siamo assolutamente orgogliosi. La Camera Penale è fondamentalmente impegnata nella formazione e in particolare nella formazione del difensore del minorenne, perché il difensore del minorenne ha una funzione sociale ancora maggiore rispetto a quella del difensore del maggiorenne, perché ha una funzione nei confronti della società, un debito nei confronti della società, la possibilità di restituire un soggetto minorenne alla società, migliorare tutta la compagine sociale, migliorare la persona, quindi cercare il recupero di una persona che può essere una grandissima risorsa per la compagine sociale, una persona che magari può avere momentaneamente smarrito la retta via, ma poi è pienamente in tempo per recuperarla e per essere utile alla società. Questo è uno dei tanti corsi professionalizzanti previsti per gli avvocati, quindi la difesa, in questo caso trattandosi un corso per avvocato d'ufficio al Tribunale per i minorenni, di una categoria che ha bisogno di una tutela rafforzata, dove concorre non solo la professionalità dell'avvocato e la particolare attenzione che l'avvocato deve mettere nel tutelare appunto i minori, ma concorre anche un approccio diverso che deve essere un approccio integrato con i giudici del Tribunale per i minorenni, perché lì non si tratta di vincere o perdere un processo, ma di fare il meglio per l'assistito, che in quel caso è il minore. Il campo è talmente delicato, quello del minorile, che non può che rafforzare la nostra reputazione. È una tradizione che si perpetua nel foro di Bari, diciamo che proprio i giovani sono sempre stati al centro dell'attenzione del Consiglio con la formazione, con l'assistenza, con qualsiasi cosa. Quindi si va in una direzione giusta, si va in una direzione giusta.